Tutti. Salve a tutti. Eccoci qua. Dimmi, provo a parlare, Francesco. Mi ascoltate, mi sentite? È la trasmissione. Perfetto. Boh, siamo qua con Francesco, trasmissione Magia Stragoneria Paganesimo. E oggi continuiamo con i nostri oracoli caldaici. E prima degli oracoli caldaici, va bene, vi ricordiamo per domani sera la conferenza del professor Silvano Lorenzon. Ricordiamo i nostri antichi padri pagani. Io sono effettivamente esterefatto, cioè veramente sono esterefatto, perché sembra che si sia mobilitato mezzo mondo, sì, mezzo mondo per una conferenza di storia, cioè sì, veramente sono allucinato, però se devo vivere allucinato io vivrò allucinato, volete che vi dica. Allora, domani 24 settembre 1999 alle 20:30, biblioteca di Crespano del Grappa, conferenza, ricordiamo i nostri antichi padri pagani, cenni sulla religiosità dei popoli pre-indoeuropei, relatore Silvano Lorenzoni, ingresso libero chiaramente, organizza Studi Veneti. Ecco, una cosa che volevo aggiungere, visto che noi avevamo parlato della conferenza e avevamo sempre detto che era una conferenza di tipo storico, gli amici di Studi Veneti mi hanno invitato a fare una piccola introduzione su cosa intendo col discorso che per me le cose non devono essere soltanto storiche, ma devono anche essere esistenziali, e permettere di comprendere, di ricollegarsi sempre alla storia per costruirsi la nostra esistenza. Allora, per chi vuole, per gli ascoltatori che si vogliono incontrare, io sicuramente ci sarò, perché mi hanno invitato a fare una piccola introduzione, un paio di minuti, proprio per dire, per fare un aggancio al presente e all'esistente e al vitale, soprattutto, e non solo alla storia. Perciò gli ascoltatori che vogliono incontrarmi, che vogliono parlare con me dopo la conferenza, che mi vogliono conoscere, sarò io e altri soci dell'istituto. Io sono appunto a Crespano, ricordo appunto, ripeto la data, ora venerdì 24 settembre, ci ore 23, domani sera, domani sera, biblioteca di Crespano del Grappa in piazza, cioè vicino alla chiesa, tra l'altro dietro la chiesa, conferenza, ricordiamo i nostri antichi padri pagani, cenni sulla religiosità dei popoli pre-indoeuropei, relatore professor Silvano Lorenzoni. Ci sarò anch'io come breve introduttore, perciò per chi è nella zona, so che alcuni ascoltatori ogni tanto ci troviamo, ci incrociamo, ma potremmo parlarci di persona, chi vuole, a chi piace, dopo andremo a mangiare qualcosa assieme ad altre persone, perciò se qualcuno si vuole aggregare dopo la conferenza anche per discutere di tematiche relative alla trasmissione, io sono lì e di conseguenza tutti sono ben accolti. L'ingresso è libero, non c'è bisogno di nessuna particolare presenza, non c'è bisogno di particolare abbigliamento, non c'è bisogno di venire truccati o messi chissà come, basta venire se stessi, basta, in questo è fondamentale. Vabbè, io ci sarò sicuramente, spero di arrivare puntuale, al limite arriverò con qualche minuto di ritardo, perché a meno che l'aereo non vada male, se la moglie a Roma deve arrivare con l'aereo, per cui dopo veniamo su, insomma. Bene, allora, appuntamento per 24 settembre, e anticipo fin da ora che qui in radio il 30 ottobre terremo alle ore 17 terrà una conferenza, io, che sarà una conferenza religiosa, sarà una conferenza religiosa ma molto marcata anche sul piano sociale, per cui terremo una conferenza molto marcata sul piano sociale. Perché questo? Perché ci stiamo accorgendo che il paganesimo sta diventando dirompente, proprio perché noi non facciamo il rito nascosto con i cappucci neri. Sì. Noi siamo delle persone manifeste, delle persone che tutti possono vedere, tutti possono conoscere, tutti possono verificare, tutti possono controllare. Noi siamo delle persone manifeste che vivono nella situazione civile in cui viviamo, che hanno amore anche per questa Costituzione, anche per i principi di libertà sociale, e noi ci teniamo a questa libertà sociale perché sappiamo cosa significano i roghi, sappiamo cosa ha significato la storia e arrivare a questo. Bene, e marcheremo molto su quel punto, per cui vedremo adesso il titolo, ve lo dirò dalla prossima settimana, sì. Intanto domani sì, no, anche c'è perché, la conferenza. Anche perché c'è un discorso da fare che è sempre molto importante. A me è successo di prendere in mano un documento fatto dall'Agenzia di Servizi Religiosi legata ai preti, che era un documento legato a una giornata per la vita, e tra l'altro su questo testo c'era, voi che ne parliamo adesso? Parli adesso. Ecco, allora, e su questo testo si parlava, c'era un titoletto in capitolo, diceva il politeismo, e dicevano i preti, era l'agenzia SIR, cioè Servizi di Informazione Religiosa, che aveva curato questo documento per la giornata per la vita,
insomma, vabbè, poi con le vita sarebbe da discutere, e dice: un politismo è pericoloso perché crea una società laica, pluralista, in cui la persona che viene aiutata, a cui si fa del bene, può rifiutare questo bene. Di conseguenza, con questo del genere, significa che io ti posso uccidere perché faccio il tuo bene e salvo la tua anima, ti posso mettere sul rogo. E non è giusto che tu ti ribelli, no, sì, perché faccio il tuo bene. E lo dice, ma appunto, il pericolo delle società pluraliste di tipo politeistico è che la persona aiutata a cui si fa del bene può rifiutare il bene che si fa. Cioè, un concetto veramente... Loro con la massimo candore questo lo dichiarano. Cioè, questo vuol dire che se io presumo che tu sia un indemoniato, è giusto che ti esorcizzi, e che se tu non sei esorcizzato a sufficienza puoi finire sul rogo. Che se tu dici io non voglio essere cristiano, ma allora per me sei un del diavolo, è giusto che ci sia rogo. E non devi protestare per conto di queste cose, cioè non devi assolutamente, perché io ti faccio del bene. Questo è il concetto, cioè, di pensiero sempre assoluto, deterministico, e della presunzione della superiorità e della presunzione di una falsa superiorità, in cui appunto si dice chiaramente, dice, tu non devi rifiutare quello che io ti faccio come bene. E questo è assurdo. Cioè, e loro lo indicano come pericolo per loro. Io non penserei mai in una società in cui tutti sono liberi e possono vivere liberamente e fare le loro cose, che la loro libertà sia un pericolo per me. Va bene. Vabbè, c'è da ridere, perché in effetti sono cose da ridere, nel senso che abbiamo delle resistenze all'applicazione della Costituzione della Repubblica Italiana, cioè alle cose più minimali che sono la vita delle persone. Abbiamo tutta una serie di resistenze sociali che sono comprensibili sotto certi aspetti. Non è comprensibile invece dei comportamenti di istituzioni, cioè le istituzioni che, non le istituzioni pubbliche, cioè non è la Polizia di Stato, non è il magistrato, non è l'istituzione che ha potere decisionale, sì, che interviene, no, non è, sono queste istituzioni, sono quelle relazioni mafiose che vengono a costruirsi sul territorio, perché io do una cosa a te e tu dai una cosa a me, io faccio un favore a te e tu fai un favore a me. Cioè, questo è, e sul territorio questo modo di essere si è estremamente radicalizzato, e ci vorranno dei cambiamenti, chiaramente ci saranno i cambiamenti, le opportunità e le occasioni, però di fatto trovi l'esempio del favoritismo. Cioè, sì, io ho un pacchetto di voti, tu sindaco, se vuoi il pacchetto dei miei voti, cioè se vuoi il pacchetto dei miei voti, devi fare quello che io ti dico, che dopo magari non glieli danno, cioè nel senso che dopo ragionano in maniera diversa, però fanno apparire che loro hanno, possono fare e possono contraccambiare. Ed è il gioco della mafia, cioè mafia, no, cioè non è che si ma chiama. Ma poi quello che nella società viene creato con questo clima è che tu non devi fare nulla, perché il tuo agire libero e non condizionato, cioè io faccio una cosa e non la faccio per i voti, non la faccio per il potere, non la faccio per l'economia, la faccio perché mi piace, non posso farla perché altri equilibri esistenti. Ma a me degli equilibri esistenti non me ne frega assolutamente niente, cioè nel senso che se io dovessi capovolgere anche un mondo perché io desidero una cosa o voglio una cosa, la faccio, ma io questa cosa non la faccio per sottrarre qualcosa a qualcun altro, la faccio per realizzare me stesso. Sì, loro effettivamente giocano al fatto di far credere al terzo, sì, che quello che tu hai intenzione di fare, sì, sia dannoso per il terzo, perché altrimenti chissà cosa succede. Esatto. Cioè, è una cosa veramente folle. Cioè, oh, io te dico, se devo vivere allucinato, io vivrò allucinato a questo punto, non c'è. Sì, ma io di fatto sono sempre ben contento di quando una persona ha un'iniziativa o delle persone hanno delle iniziative, cioè, e che cercano di manifestare un qualcosa, cioè cercano. Ma può anche non piacermi, può anche essere brutto. Ma poi d'altronde è sempre bello trovare delle sorprese, cioè, in cui trovi delle persone che senza che tu le conosca vanno a sviluppare qualcosa. Io non penserei mai a dire no, non fai questo perché crei il turbamento a qualcuno, ma chi se ne frega di chi si fa turbare? Anzi, io sono dell'avviso che se c'è qualcuno che si turba, devi fare di più per turbarlo. Se c'è qualcuno che si sconvolge, devi fare sempre di più perché venga sconvolto. Se c'è qualcuno che ha paura, devi fare di tutto per far aumentare la sua paura. Cioè, è soltanto questo il sistema per cui si affrontano le cose. Anche perché quello che è fondamentale non è
fermarsi di fronte a un ostacolo, certo, ma è superarlo. Ma logicamente non ci si ferma quando si è raggiunto il primo ostacolo, ci saranno sempre ostacoli da combattere. E difatti la nostra affermazione, la nostra realizzazione è nella lotta. Di conseguenza non ci accontentiamo di abbattere un ostacolo, ne cercheremo sempre uno più grande e ce ne sarà sempre qualcuno da combattere, da lottare, da sfondare. E di conseguenza chi pone ostacoli sul nostro cammino o sul cammino di chi va verso la libertà saprà che sarà destinato a essere sfondato, distrutto, annientato. Anche perché tenete presenti che questi pseudo ostacoli che vengono messi sono, sì, delle cazzate. Sì. Cioè, perché dico che sono delle cazzate? Perché ormai esiste un livello di comunicazione, sì, che è vastissimo. Cioè, io ho cominciato la settimana scorsa a aprire i siti su internet, no? Però ho visto che intanto su internet di siti ce n'è a uffa, no? Poi a leggersi le cose che vengono riportate su internet sono milioni di persone, cioè sono 180 milioni di persone calcolate ancora sei mesi fa, si calcola che adesso siano 250-260 milioni di persone, di cui la maggior parte di quelle persone sono persone che lavorano all'università, cioè tutti i centri universitari sono tutti collegati su internet, per cui il pensiero comunque circola, cioè comunque il pensiero non è più in grado di essere fermato. Mi dai proprio uno spunto. Voi conoscete l'Università di Padova, certamente la conoscete, e non è molto lontano da noi. Allora, estetica, corso di laurea in lettere, dottoressa Mariangela Tasinato, secondo semestre. Gli dei sono morti. Sopravvivenza del politeismo in taluni momenti della letteratura del pensiero ottocentesco e novecentesco. La demonizzazione degli dei pagani, letture varie. Corso di laurea della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, anno 97-98. Cioè, questa è una cosa che... Allora, gli autori che vengono... La bibliografia. Io alcune volte ho citato Walter Otto. Walter Otto è citato qua, tra l'altro, fra i primi, cioè, come biografia essenziale. Ilman, che io lo cito, è citato come biografia essenziale. Cioè, e questa è la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, che fa un corso di laurea, del secondo semestre del 98, sul paganesimo. Sì. Cioè, il primo domanda, e per la prima domanda che si fanno, sono tre punti, fa: gli dei sono morti? Cioè, tenete presente che quello che noi facciamo qui, cioè le idee che vi diamo e quello che noi trasmettiamo in radio, è vero che hanno una loro costruzione che è nostra, che appartiene al nostro sentire, al nostro percepire il mondo e le nostre trasformazioni, però è altrettanto vero che noi non siamo al di fuori del mondo, cioè il mondo percepisce le nostre stesse cose, solo che le legge per come lui le vede. Per cui anche se noi fossimo in qualunque modo tagliati fuori, cioè fossimo distrutti, le idee che noi manifestiamo appartengono al mondo, sì, cioè rispunterebbero fuori, seppur in maniera magari diversa, formulate in maniera diversa da altre parti. Ormai non si può più fermare questa trasformazione storica. L'unica cosa che si può fermare questa trasformazione storica sono i tentativi della Chiesa Cattolica di costruire l'intero paese in un grande campo di sterminio. Quello è l'unica cosa, sì, e la partita che è in gioco fra questo modo di pensare, fra questo sistema di pensiero e il futuro è la trasformazione dell'intero paese in un campo di sterminio, perché questo è il progetto della Chiesa Cattolica. E non è il progetto perché la Chiesa Cattolica ha messo giù il documento, bisogna trasformare l'Italia in un campo di sterminio, no, non è questo. È semplicemente che le tensioni che esprime la Chiesa Cattolica, all'interno delle tensioni che vengono fuori nella natura, che vengono fuori fra gli uomini, il loro bisogno di libertà e l'internazionalizzazione di questo bisogno di libertà, l'unica resistenza che ha la Chiesa Cattolica, che hanno le religioni monoteiste, è quella di trasformare il paese che loro dominano in un campo di sterminio. Degli esperimenti simili abbiamo avuto in Afghanistan, abbiamo avuto il tentativo del CIFIS in Algeria, abbiamo avuto un tentativo similare in Iran. Questi tentativi, queste sperimentazioni delle religioni rivelate, ma sì, ma loro sono musulmani, sì, che sì, cosa vuoi che sia, dimentichiamo che i roghi non sono tanto tempo fa. Ebbene, sono stati dei tentativi che purtroppo in Africa ancora in piedi, sì, no, le stragi a Timor sono ancora in piedi, la distruzione della Jugoslavia è ancora in piedi, cioè tutti questi sono stati dei tentativi religiosi
di distruggere la capacità degli esseri umani di costruirsi nell'infinito. E non è un gioco questo, eh? Non è un gioco. Dire una cosa o dire un'altra non è asettico, può trasformare la vita delle persone. Cioè, le parole non sono cose che adesso le dico, domani le dimenticano, sono cose vive. Cioè devono trasmettere il sentire, il pensiero delle persone. Sì, no, ecco, io volevo dire una cosa, che un fatto storico che non conoscevo, che veramente dimostra l'atrocità del monoteismo. A me è successo di leggere una recensione di un libro, di un romanzo che non ho ancora acquistato, che si chiama La strega bambina. Bene, uno di questi capitoli è ispirato a un fatto storico, successo in Svizzera nel 1645. Allora, una bambina di 11 anni, bruciata sul rogo. I suoi fratellini, che erano più piccoli, furono tenuti 4 anni in convento perché erano abbastanza piccoli per essere bruciati sul rogo. Guarda che l'ho detto, è una presentazione di libri. Sì. È una presentazione di un libro. Sì, che è La strega bambina della Longanesi. Esatto, La strega bambina della Longanesi. A me è caduta questa recensione fra poco fra le mani, cioè, ma rendetevi conto di questo discorso, cioè nel senso, cioè, perché erano troppo piccoli, forse non comprendevano, soffrivano abbastanza, erano piccoli, bruciavano facilmente, se li sono tenuti 4 anni in un convento per bruciarli dopo 4 anni. Cioè, questo è il comportamento del monoteismo, cioè la perversione, la malattia, la criminalità del monoteismo, cioè nel senso di dire bambini solo perché la sorellina di 11 anni l'avevano bruciata sul rogo. Comunque tenete presente che queste le cose, comunque siccome a noi quello che ci interessa è organizzare, cioè è fare in modo che le persone siano pronte ad affrontare il futuro, chiaramente le persone possono anche mandarmi a quel paese, cioè sono affari loro, cioè affrontare un futuro che è pericoloso. A me quello che mi interessa è far capire alle persone che esiste la possibilità che esista un futuro pericoloso. Questa possibilità esiste, non è in atto chiaramente, gli elementi ci sono per comprenderla, però non ci sono ancora le strategie in essere, anche perché come cominciano a muoversi altre forze dopo vengono fuori. Però è importante che le persone sappiano che devono organizzarsi per affrontare quel futuro, cioè siano pronte per affrontare quel futuro. Il coraggio dello stregone serve a questo, cioè serve alle persone per costruire loro stesse affinché affrontare ogni sconosciuto che gli viene incontro. Dopodiché a Claudio Simeoni ne frega relativamente. Claudio Simeoni ha quasi 50 anni, fra una trentina d'anni più o meno morirà. Claudio Simeoni non ne frega più di tanto. Io a mia figlia ho dato gli strumenti per affrontare lo sconosciuto, ho dato tutti gli strumenti che ho potuto. Lei ho visto che ha continuato ad appropriarsi di altri strumenti ancora, per cui non me ne frega più di tanto. Cioè dal punto di vista personale non mi interessa, è dal punto di vista dell'umanità che mi interessa. Sì, ma gli ascoltatori devono comprendere che la loro esistenza non la costruiamo con le nostre parole e che il loro futuro non lo costruiamo certo noi. Cioè il loro futuro se lo costruiscono con le loro azioni e la loro vita se la costruiscono con le loro scelte. Certamente. Cioè che ascoltino o non ascoltino la trasmissione non cambieranno niente la loro esistenza. E allora sarà come decideranno di agire, come decideranno di agire, di pensare e di fare. Perciò voi potreste anche non pensate che si ascoltate la trasmissione per tutte le trasmissioni di avere il paradiso. Sì, non l'avrete assolutamente. Non avrete sì. Nessun paradiso, non avrete nessuna salvezza e non avrete realizzato niente se voi non realizzate niente. Va bene, cominciamo allora con gli oracoli caldaici. L'altra volta avevo sbagliato, ero tornato un po' indietro, invece stavolta prenderò il punto corretto. Ed è l'oracolo 97. L'oracolo 97 dice: levarsi in volo, l'anima dei mortali in se stessa serrerà il Dio, e senza conservare nulla di mortale dal Dio è inebriata tutta quanta, si gloria di armonia, sotto di essa dimora il corpo mortale. Chi sono i mortali? Gli esseri della natura. Costoro sono caratterizzati da un processo di costruzione del Dio che cresce dentro di loro, per cui la nascita del Dio avviene con il trasferimento della coscienza di sé dal corpo fisico al corpo luminoso. All'atto della morte del corpo fisico, l'essere della natura, che è vissuto costruendo se stesso, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, trasferisce la propria coscienza di sé sul corpo luminoso. All'atto della morte del corpo fisico, l'essere della natura, quando trasferisce la propria coscienza di sé sul corpo luminoso, non conserverà nulla di mortale, ma il suo esistere e il suo proseguo nell'infinito dei mutamenti sarà funzionale al nuovo stato, dimenticando quand'era essere della natura e percependo il mondo con i sensi diversi. Nulla
rimane dell'essere della natura e dell'essere umano nel nostro caso. Nulla nella nostalgia, né la conoscenza, né il sapere o la memoria, ma il Dio sarà ricco di tutti gli atti di volontà, di tutti i meccanismi e le strategie che avrà messo in atto durante la vita fisica. Di quegli atti di volontà sarà ricco. Mentre l'essere luminoso si leva nella nuova oggettività per continuare a divenire e a trasformarsi, gloriandosi di quanto sta avvenendo, il corpo mortale inizia la putrefazione. Che cos'è l'armonia? È una definizione più o meno appropriata dell'oggettività percepita dal soggetto, che espande se stesso descrivendo l'oggettività circostante, tentando di farla comprendere a chi vive ancora prigioniero della ragione. C'è un universo meraviglioso che ci attende, sembra dire chi ha trasferito se stesso. In realtà non è un universo meraviglioso, ma sono contraddizioni nuove e diverse nelle quali chi ha sviluppato il corpo luminoso si trova a trasformarsi. Un mondo diverso nel quale operare usando gli strumenti che ci siamo costruiti nella vita fisica come esseri della natura. E passiamo al frammento 98. Di un uomo sacro, gli eteri hanno edificato il corpo. Un uomo sacro è colui che vive sviluppando il Dio che cresce dentro di lui. È colui che affronta le contraddizioni della propria esistenza chiamando le cose col loro vero nome, che affina la sua attenzione, che si chiede il perché delle cose. Quali sono gli eteri che edificano il suo corpo, che in questo caso è il corpo luminoso? Sono gli dèi che costui ha attraversato negli sforzi e nell'uso delle determinazioni che ha fatto per costruirsi. Si è fatto Furia, si è fatto Venere, si è fatto Cerere, si è fatto Pan, si è fatto Minerva, si è fatto Giunone, si è fatto Giove, si è fatto Marte. Si fece Furia quando le contraddizioni sembravano soffocarlo. Si fece Venere per costruire rapporti con gli altri esseri umani e con gli esseri della natura. Si fece Cerere nella direzione che dette alle sue azioni. Si fece Pan nella sua rappresentazione di essere della natura, sanguigno e sensuale, nelle cose che potevano costruire il sistema sociale in cui viveva. Si è fatto Giunone nella costruzione del futuro degli esseri umani. Si è fatto Giove nella relazione con l'universo. Si è fatto Minerva nella costruzione del suo sapere. Si è fatto Marte ogni qualvolta doveva affrontare le contraddizioni dell'esistenza. Nel far questo, Furia, Venere, Minerva, Cerere, Pan, Giunone, Giove hanno plasmato il suo corpo luminoso, lo hanno nutrito e sorretto ogni volta che facendosi quel Dio, egli stesso era quel Dio. Col veggente degli oracoli caldaici possiamo dire che gli eteri hanno edificato il corpo, ma possiamo anche dire che il suo fare ha nutrito ed alimentato gli eteri. Dunque, di un uomo sacro gli eteri hanno edificato il corpo. Il frammento è corretto. Passiamo al frammento 99. Puntini, puntini, puntini. Servire, ma vivere la servitù con capo indomito. Puntini, puntini, puntini. Il frammento indica un fare per tutti i costruttori del proprio corpo luminoso, quando sono costretti a servire o che sono comunque sottoposti a condizioni che non permettono loro di essere totalmente padroni di se stessi. Circoscrivere la sottomissione. Servire con capo indomito è l'opposto dell'orrore proposto dalle religioni rivelate, che impongono la sottomissione al servo in quanto il suo padrone è tale per volontà del loro Dio padrone. Qui si tratta di costruire il proprio corpo luminoso, non di attendere che la dolce morte consumi l'essere umano. Servire con capo indomito non significa servire con coraggio, ma servire con rabbia e disprezzo per chi impone la situazione di servaggio. Significa limitare l'interiorizzazione della situazione di sottomissione. Significa limitare la sottomissione affinché non distrugga le possibilità dell'individuo di costruirsi nell'eternità dei mutamenti. Servire, quando si è costretti o non se ne può fare a meno, ma mantenere libera la propria anima e il proprio nous. Cosa significa mantenere libera la propria anima e il proprio nous? Significa mantenere libero il proprio pensiero, il proprio progetto, le proprie intenzioni, il proprio scopo, il proprio intendimento, il proprio modo di pensare, il proprio modo di intuire, il proprio sentire, affinché la sottomissione non se ne appropri e li pieghi al proprio servizio. Usare comunque il nous per determinare se stessi,
anche se le condizioni di determinazione soggettiva sono poveri e miserabili. Questo significa vivere la servitù con capo indomito. Dopo, se ci se ne può liberare, meglio ancora. E passiamo al frammento 100, che è fatto di una sola parola, e la parola è sterile. Questo frammento è fatto di una sola parola. Quella parola nel paganesimo politeista sta a significare l'incapacità dell'essere della natura di costruire e partorire il Dio che dentro di lui spinge per crescere. È sterile ogni essere della natura che per scelta soggettive o per condizioni oggettive non riesce a partorire il proprio corpo luminoso. Un conto è la sterilità oggettiva nella quale sono compresi i tributi che ogni specie della natura paga alla natura stessa, e un conto sono le scelte soggettive di autodistruzione come quella operata dagli esseri umani attraverso la sottomissione, che non solo distruggono la propria capacità di costruirsi nell'infinito dei mutamenti, ma costringono anche i loro figli a distruggersi. Sterile è dunque l'incapacità o l'impossibilità di divenire nell'eternità dei mutamenti. E passiamo all'ultimo frammento per oggi. Puntini, puntini, puntini. Non evocare l'immagine direttamente visibile della natura. Questa imposizione è rivolta ai teurghi. Ciò che si evoca non è quanto si vede come rappresentazione nella natura, ma quanto dall'essere umano emerge per incontrarsi con quanto la rappresentazione suscita. Quando mi rivolgo agli dèi, non mi rivolgo in quanto dèi pensando che gli dèi parlino e rispondano come io parlo e rispondo fra gli esseri umani, ma mi rivolgo per evocare il divino attraverso l'azione. Quando il rito non è azione, è rappresentazione dell'intento soggettivo attraverso il quale fondare l'azione. La stregoneria e il paganesimo politeista sono manifestazioni dell'azione dell'essere che evoca. Per azione si intende non solo l'azione finale che appare, ma tutta la strategia del soggetto che, compattando se stesso, ricercando i mezzi, sviluppando la propria conoscenza, prepara l'azione. Il rito manifesta l'intento del soggetto. All'intento del soggetto gli dèi rispondono. Non è la forma dell'albero descritta nella ragione che risponde al mio richiamo, non è il suo ramo che si abbatte sulla testa del mio nemico, è la coscienza di sé albero con la quale costruisco le relazioni che fonde il suo sentire col mio sentire, il suo intuire col mio intuire, allo scopo di giungere alla formazione di un unico intento che porta vantaggi ad entrambe le vie, la conoscenza e la consapevolezza. Non è alla forma, alla descrizione o alla rappresentazione che io mi rivolgo quando evoco gli dèi del mondo circostante, ma al potere di essere della loro coscienza di sé attraverso l'intento che manifesto nel rito. Per rito intendo ogni azione che, compattando un soggetto, lo prepari ad affrontare le sfide e le contraddizioni della vita. Per rito intendo ogni azione che, compattando un insieme sociale, lo prepari ad affrontare le sfide e le contraddizioni della vita. Per rito intendo ogni azione che, compattando un insieme umano, lo prepari ad affrontare le sfide e le contraddizioni della vita. Questo frammento è un rammentare a tutti i teurghi e a tutti gli stregoni che non la forma è importante, ma il fare, la loro azione, che costruendo loro stessi nell'infinito dei mutamenti, costruisce l'insieme in cui vivono nell'infinito dei mutamenti. Solo i cristiani fanno dell'immagine il fine della loro sottomissione. Dunque il frammento 101, non evocare l'immagine diretta visibile della natura, perché non se ne frega niente, a meno che non vogliamo costruire qualcosa di diverso. Bene, io per oggi con i frammenti mi fermo qui. E chissà se avrò ancora occasione di leggere degli altri frammenti in seguito, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, fino a portarli alla fine. Ma staremo a vedere. Dimmi, Francesco. Sì, no, io volevo fare un discorso così d'attualità. Se tu fai il discorso d'attualità, ma io dopo ho un articoletto
che devo commentare per forza. Sì, 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 ma... perché minuti ha sparato cazzate molto grosse e adesso si possono contrastare. Va bene. Per cui dici pure dopo, no, io, ecco. E dopo prenderò le telefonate. Allora, io sono un tipo abbastanza vendicativo, se permetti, Claudio, cioè nel senso che ricordo le cose e di conseguenza le porto avanti. Allora, qualcuno si ricorderà un fatto tragico di attualità che è successo un paio d'anni fa nel Piemonte, in cui dei ragazzi stupidi buttarono dei sassi su una macchina e uccisero una donna. Stupidi, e non è privo di senso. L'Avvenire... Allora, non lo faccio io perché tanto lo fa Francesco. Non ci eravamo messi d'accordo. Comunque dopo se lo vuoi... Cioè... No, vai tranquillo, dopo aggiungerò qualcosa, esatto. Meglio che allora, l'Avvenire, l'organo, il quotidiano della CEI, finanziato con i soldi degli italiani e anche il nostro, e giustamente sfruttò l'ondata emotiva per dire fa, questi ragazzi sono il frutto della cultura pagana, sono frutti di autori come Alain Danielou. Io dubito che queste persone che hanno fatto quel similato leggessero anche Topolino. Minuti disse che fu colpa dei satanisti. Ecco, e no, ma comunque disse, chiaramente citò un autore, disse fa, un autore che tra l'altro a noi politeisti e a noi dell'istituto è un autore carissimo, che è Alain Danielou, e disse, sicuramente il loro atto è derivato dalla lettura di Alain Danielou o dalle opere del pensiero di Alain Danielou. La criminalità, l'astuzia, la perversità di attribuire una cosa negativa a delle persone che non hanno anche grado di concepire questo. Benissimo, allora sono passati gli anni, logicamente l'Avvenire viene sempre meno letto e questo è positivo, speriamo che presto chiuda, e sarebbe una cosa interessante, però non ha sfruttato l'occasione per cercare di attaccare un simbolo della cultura politeista nel mondo. E io vorrei che gli ascoltatori andassero a leggere il libro di Alain Danielou, Shiva Dioniso. Ecco, cosa è successo? Che il 19 settembre sulla Repubblica esce un articolo fatto, teppiste 15 anni per sedurre le ragazzine. Milano, tiravano sassi ai treni e si sdraiavano sui binari per noia per fare colpo sulle compagne, un intero paese sconvolto. La madre, mio figlio, da oratorio. La madre dice, aperte virgolette, non mi ha mai dato preoccupazioni, è sempre andato all'oratorio e a messa. La madre prosegue e dice fa... Dove hanno commesso errori gli adulti con cui è entrato in contatto a scuola, in parrocchia, in oratorio? Cioè, questo era un bravo ragazzo da oratorio. Cioè, d'altronde, la madre parlando di lui lo cita più che la famiglia, l'ambiente in cui vive, le sue passioni, i suoi desideri, vive l'ambiente in cui vive, l'oratorio e la messa. Ma non è finito, perché il parroco del paese non sono cattivi, sono un po' stupidi. E il parroco dice una frase tranquillamente, dice fa... Aperte virgolette, non cattivi né maligni, li giudica il parroco Don Arrigo, che li conosce bene perché frequentano abitualmente oratorio e chiesa. Forse solo stupidi, con la testa vuota, non si sono resi conto di ciò che potevano provocare. E chi gli ha insegnato a non rendersi conto di quello che potevano provocare? Gli hanno insegnato a pregare. Ecco, erano dei bravi ragazzi, erano sempre l'oratorio, erano sempre a messa. E il parroco dice, fa, sì, sono stupidi perché non si rendevano conto di quello che potevano provocare. Ma da dove gli viene questa mancanza? Chi gli ha dato questa mancanza? Chi non gli ha fornito le capacità, le possibilità, le informazioni, le nozioni, gli strumenti per essere coscienti di quello che facevano? Chi gli ha detto, fai qualcos'altro? Chi ha detto, dici il rosario e salverai la tua vita? Dici il rosario, vai a messa e avrai una vita migliore. E poi questi ragazzi dicono che possono dire il rosario. Poi non meravigliamoci che se escono dall'oratorio come questi che hanno fatto, leggetevi la Repubblica, allora. Vadano a lanciare i sassi. E il parroco dice, fa sì, non si rendono conto, ma lui cosa ha fatto? A cosa gli ha educato? Cosa gli ha fornito? Che prospettive gli ha dato di esistenza? Come gli ha contribuito a realizzarsi? Allora, quel farabutto di Minuti, che è uno dei presidenti del CRIS, quelli che fanno organizzazione mafiosa sul territorio, che impediscono agli altri di esprimere il proprio pensiero, tanto è la sua vigliaccheria come persona, in una trasmissione che io ho la registrazione, cioè la videoregistrazione, su Rai 1, disse quella volta che il fatto che i satanisti lanciano i sassi, cioè il lancio dei sassi, è stato voi i satanisti. E gli rispose quella volta, credo fosse il presidente delle Camere Valdesi, Bouchard, no?
non so se sia presidente o meno, ma è importante, detto, ma stiamo scherzando, detto, quelle sono solo ragazzate, cioè quelle sono solo robe da cretini, adesso sto preparando a memoria, non ha niente a che vedere, insomma non diciamo cazzate. Però il tentativo di far passare tutte queste operazioni come delle devianze del cattolicesimo, quando invece sono il frutto dell'educazione cattolica, è il frutto del pregare, è il frutto di mettere in ginocchio le persone, è il frutto di svuotare le persone rispetto al tempo che viene incontro. Cioè, se io faccio un'azione, questa azione comporta delle conseguenze, ma non solo in negativo perché metto i sassi sul treno, ma anche in positivo, cioè nel senso che se io mi impegno a fare una cosa ho una trasformazione in positivo. Chi è, quali sono le persone che danno ai propri figli l'esempio che trasformarsi in positivo è una cosa utile? Quelle persone che sono pagane o comunque hanno l'istinto di costruire il futuro, cioè mi leso libri, mi informo, io sbaglio, dunque devo fare del mio meglio, io faccio esperienza. Esatto, cioè io affronto la vita, quelle persone danno ai propri figli l'esempio con le loro difficoltà, con i loro casini, con i loro problemi per costruire il futuro, ma sono persone che si stanno costruendo e io le chiamo queste persone pagane, anche se magari loro, qualcuno di loro può offendersi, io non sono pagano, semplicemente mi faccio così, va bene, però questo è un comportamento che noi chiamiamo un comportamento pagano. Qual è invece il comportamento cristiano? È mettere le persone in ginocchio, cioè privare le persone della capacità di guardare il tempo che viene incontro, di sapere che l'azione che fanno ha delle conseguenze, ha degli adattamenti del sistema sociale, cioè se io non parlassi a questa radio ci sarebbero dei comportamenti diversi sul all'interno del sistema sociale, cioè, il paganesimo sarebbe ancora una battuta sterile, una battuta vuota. Parlando a questa radio un po' alla volta si stanno, a qualcuno viene l'idrofobia, cioè nel senso che stanno accorgendo che il paganesimo invece è un ente vivente, una coscienza vivente, e all'inizio hanno tentato di mobilitare la polizia, hanno tentato di mobilitare i sospetti, hanno tentato di mobilitare contro di noi, perché noi non ve l'abbiamo ancora detto, però ne hanno fatte di cotte e di crude, non solo ci hanno impedito l'entrata nel show. E a un certo punto però in effetti la polizia ha indagato attentamente e si è accorta che siamo esattamente ciò che appariamo. Esatto, cioè, quello che diciamo. Non abbiamo nulla di nascosto, né interessi diversi, né conti in banca, né sacrifici umani, né altre cose. E a questo punto tutti gli organi istituzionali hanno detto questa è libertà di pensiero, andate a prendervela in culo. Cioè praticamente hanno detto ai cattolici andate a prendervela in culo. Questo, anche se non glielo avevano detto con questo enfasi come lo sto dicendo io, gli hanno detto questo. Allora a questi gli è rimasto cosa? L'attività mafiosa. C'è l'attività di controllo del territorio, la mafia sul territorio, che ha un solo scopo, la destabilizzazione istituzionale. E questo è il grave pericolo. Questo di buttare i sassi, che Francesco, ma io me l'ho già notato, di questo devo per forza parlare, sì, è un esempio di come si inserisce un sospetto, sì, cioè si gioca al sospetto. Cioè, si gioca a dire l'altro è così perché io voglio che l'altro sia così. Vi ricordate? Nei Vangeli, quell'imbecille di Nazareth cosa dice? Voi come potete parlare bene malvagi come siete? No, voi dovete essere malvagi, se no io non vi posso accusare. Se voi non siete malvagi, io non vi posso accusare. Questa è la mentalità del cattolico. È il pazzo di Nazareth che tenta di imporsi all'interno del sistema sociale. Bene Francesco, prendiamo le telefonate, sì, se qualcuno ha voglia di telefonare. Ricordo appunto il numero telefonico. Se volete telefonare finché saremo ai questi microfoni. E dopo 049 700 700. E perché 049 700 838. No, ma infatti una cosa che io volevo appunto proseguire su questo discorso. Ad esempio, i cristiani hanno sempre il concetto di colpa e di peccato e che è incancellabile. D'altronde loro stanno a tormentare l'umanità per il presunto peccato originale, cioè nel senso che qualcuno che non è neanche esistito, però secondo loro hanno creato una genealogia, dicono fa all'inizio Adamo ed Eva hanno peccato e perciò anche su di te, che di Adamo ed Eva non te ne frega niente, che non li hai conosciuti, che non sono neanche i tuoi nonni, sei colpevole, sei macchiato del peccato originale e nulla ti potrà cancellare questo peccato e dovrai sempre vivere col senso del colpa del peccato e dell'impurità. Questo è è un'azione criminale, tesa alla dominazione e alla distruzione delle persone. Noi pagani cosa diciamo? Tu puoi commettere qualsiasi cosa, puoi commettere i più grandi errori. L'importante è che da questo errore tu lo sappia comprendere.
Cioè, il fatto, un fatto succede, deve succedere, ma io vorrei richiamare anche la similarità tra successo, fa dire un fatto è un successo o è successo. Cioè, le fatti devono sempre avvenire, sta a noi dopo utilizzarli. Non possiamo mai dire che un fatto è avvenuto troppo presto o non doveva avvenire. I fatti devono sempre avvenire. Sta nella capacità della persona di capire il fatto che è avvenuto. Anche perché quando avviene un fatto, permette di dare una forma, un'immagine ai nostri pensieri. Permette anche di coagulare le nostre paure. Quando avviene un avvenimento, questo non è creato l'immagine del padrone. Questo è il frutto di tutta una serie di scelte soggettive, soggettive, emozionali, istituzionali, sociali, non so, di qualunque tipo. No? Ma anche personali, tante allora, volte. Quando viene un fatto, uno deve chiedersi il perché delle cose, deve chiedersi perché è avvenuto questo fatto, come potevano mettersi in essere delle azioni, delle determinazioni affinché questo fatto succedesse. E quando una persona mette insieme delle cose, tira delle analisi, tira delle conclusioni, anche sbagliato, non è importante, però sforza se stessa per tirare delle conclusioni, gli diventerà sempre più facile comprendere. Sì. Per esempio, noi non avremo mai i nomi di tutte le persone che sono state bruciate sui roghi, torturate, massacrate, insultate, però il loro sentire, il loro intuire ci sta attorno, per cui io non saprò mai dire... ricordo Tizio Caio quella volta che subì l'umiliazione da parte del prete.